Massimiliano Di Francesco è il primo docente universitario vaccinato oggi all'Aquila. Barbara Di Cesare è stata invece la prima insegnante a ricevere il vaccino, docente di matematica e fisica allo scientifico. Sono partite così le vaccinazioni oggi in provincia per gli insegnanti e il personale della scuola, ma anche dell'università. 1000 dosi così distribuite, 650 all'Aquila, 250 ad Avezzano, 100 per la Valle Peligna. Al centro vaccinazioni dell'ospedale San Salvatore i primi da vaccinare sono arrivati di buon mattina, persone alle quali era arrivata nei giorni scorsi la chiamata del contact center diretto da Marco Martinicchia, che ha fatto un grande lavoro in questi giorni, precisi e puntuale, un momento di grande emozione per una categoria molto esposta che nonostante le difficoltà ha saputo dare qualcosa in più e tenuto insieme classi e ragazzi tra DAD e presenza. Il vaccino day per gli insegnanti è avvenuto in ospedale, ma da lunedì prossimo in provincia saranno attivate delle postazioni ambulatoriali. Nella provincia dell'Aquila ci si avvicina dunque a 15.000 vaccinati. Proseguono anche quelle degli over 80, che saranno terminate a fine aprile, considerando anche la seconda dose, e proseguono le forze dell'ordine con quelle armate che poi inizieranno a giorni. Al momento le sedi vaccinali sono 4, ospedale dell'Aquila, Avezzano, Prato La Peligna e Sulmona, ma nei prossimi giorni ci saranno centri vaccinali veri e propri. All'Aquila entro una settimana dovrebbe entrare in funzione quello di Via Ficara, realizzato nell'ex asilo, che con 8 linee di somministrazione potrebbe sfornare dai 500 ai 2500 vaccinati al giorno. Da lunedì entreranno in servizio all'Aquila anche 15 unità di vaccinatori, reperiti con il bando di protezione civile per velocizzare le operazioni che, vale sempre la pena ricordare, dipendono dalle dosi che arriveranno. Gli insegnanti, come le forze dell'ordine, vengono vaccinati con il vaccino AstraZeneca, mentre gli over 80 con il Pfizer. Prosegue anche la campagna di screening del comune, che ha deciso di estendere anche nella giornata di oggi a tutto il mondo della scuola i test e non solo alle superiori. Nella prima giornata nessun positivo.